Vado, Cinzia, sono 3 mesi che le scuole sono chiuse. Come 3 mesi? Sono già passati 3 mesi. Madonna, a pensare che fra 30 giorni avremo un esame di Stato. Ne per piacere, non parliamo degli esami. Ma tu ti immagini cosa avresti fatto se avessi saputo che il 4 marzo sarebbe stato il nostro ultimo giorno di scuola? Io mi sarei alzata con un grandissimo sorriso, ma tristissima all'idea di vedere i miei compagni per l'ultima volta. E voi ragazzi? Oh, io avrei svaligiato il bar, non lo so. Io avrei chiesto a Michele di suonare la campanella. Avrei fatto una foto con ogni mio compagno per ricordarmi per sempre le loro facce quel giorno. Avrei tanto desiderato riabbracciare i miei compagni di classe e anche i miei professori cantando la canzone. Prima degli... Avrei salutato tutti con un abbraccio e un arrivederci. Io avrei detto addio alla mia intera aula, al mio banco, alla mia sedia, al mio termosifone che l'inverno è top, agli insetti del Cassandro perché ce ne sono da morire, ma soprattutto a Ruggiero. Ciao Rossella, come stai? Da quanto tempo? Togli gli occhiali, Rossella, bacio volante. Io avrei parlato con Daniela dell'outfit per il pranzo dei 100 giorni che è stato annullato. Ma quando finirà questa emergenza? Voglio rivedervi tutti. Poi vorrei non avere l'ansia per gli esami. Poi vorrei tornare a litigare durante l'assemblea di classe. Poi vorrei fare un viaggio tutti insieme, essendo stato annullato quella ad Auschwitz. Che sfiga. Poi vorrei piangere mentre ricordiamo tutti i momenti più belli e stappare la bottiglia dello spumante per segnare la fine di un'esperienza bellissima. Ragazzi, ma come si sopravvive agli esami di Stato a distanza? Gli esami di Stato? In che senso? Allora, raga, è molto semplice. Manteniamo la calma. Innanzitutto, noi studiamo. Poi andiamo su Meet. Poi carichiamo i compiti su Classroom. Mandiamo le email. Poi aspettiamo le correzioni da parte dei prof. E poi... Sì, e poi chiediamo pietà pure ai professori.